Siamo qui oggi con Francesca Santucci nel Chiostro di Ogni Santi a Firenze e per iniziare questa intervista vorrei proporti, Francesca, un piccolo gioco che um, consisterebbe nel chiederti una domanda e la domanda è che cos'è per te la poesia e ti chiederei anche se per favore mi potresti dare tre affermazioni di cui una falsa e due vere, e, però chiaramente Spero che poi durante il nostro dialogo sarà chiaro qual è la falsità e la, la verità oppure no, tanto meglio. Eh, va bene, spero che questa fosse la domanda difficile che poi si, si scenda. Eh, in ordine sparso quindi eh, la poesia è per me... Eh, questo chiostro eh, a, a metà tra, 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 tra gli ulivi e, e questo sole assurdo. E, mh, la poesia è eh, stare, stare sotto una, una palma eh, a non fare nulla e, mh, la poesia è um, sedersi e, e, e guardare cose. Poi ne ragioniamo, <ride> grazie. E, direi di proseguire, di iniziare con, uh, parlando di, del libro che, che hai in mano, La casa è fuori, eh, che è la tua prima raccolta poetica uscita nel 2019 per la collana gialla di li, Lieto Colle. E nel, nel, in questa raccolta troviamo una poesia che a intermittenza mi verrebbe da dire si libera, fuori esce. Dal, dallo spazio del, del verso. Si tratta a volte di una poesia in prosa, in La casa è fuori. E, quando l'ho letta mi sono anche ricordata appunto che tu ti sei avvicinata alla scrittura inizialmente attraverso la narrativa breve, eh, non la poesia. E volevo chiederti eh, una curiosità se questa tua raccolta, La casa è fuori, porta con sé il risultato di una tua prima riflessione, provvisoria conclusione su come il genere della prosa e quello della poesia si possano interagire, si possano relazionare. E volevo quindi chiederti se eh, vi è, secondo, secondo te, un rapporto gerarchico tra i generi letterari e in che modo funziona questa ibridazione fra generi letterari nella tua poesia? Eh, sì, eh, grazie, intanto perché è una, una domanda a cui tengo molto e provo a risponderti. Ehm, non credo che esistano eh, gerarchie tra i generi letterari in particolare non credo eh, che, che ne esistano eh, in questo libro quantomeno e da lettrice probabilmente il discorso cambierebbe ricordo eh, una mia ingenuità se vuoi eh, una volta parlando con, eh, con, con Carlo Bordini eh, proprio così leziosamente quasi no? mi misi a a far notare lui appunto questa ibridazione, questi passaggi continui all'interno dei suoi testi e lui mi rispose ehm, questa cosa eh, molto vera che, che mi piace un po' riportare oggi. Eh, mi guarda e mi disse: ma, ma perché esistono veramente i generi letterari? E oggi credo eh, fermamente che lui avesse ragione e sì, sono partita dalla narrativa breve e, e forse questo, ma non per forza. E c'è una traccia di questo nell'uso del, del verso frase, del verso lunghissimo che che appunto mi, mi permette, eh, sento particolarmente mio, uno strumento che mi piace. Per, eh, eh, mi sembra che mi consenta di dire delle cose che in un verso eh, più breve, forse non, più tradizionale se vuoi, eh, non riuscirei a dire. Eh, poi è chiaramente alternato, si, si trova all'interno di, eh, di, di una costruzione, quindi eh, non c'è solo quello. E parlando appunto. Parliamo di, hai parlato di metrica anche dei tipi diversi di versi, di, di, di versi uh, un verso più lungo un verso più breve e, um, come, come, ti, come interagisci riguardo a forme di, di metrica più chiusa che uh, è qualcosa di importante con cui soprattutto magari ecco, uh, dopo la casa è fuori hai cambiato qualcosa adesso nel, nel tuo percorso di scrittura o è qualcosa che ritroveremo questa alternanza tra eh, versi e poesia in prosa, come la cose ehm, è fuori? Sì, eh, immagino di sì, ehm, anche se devo dire che eh, la direzione adesso si sta, sta leggermente cambiando, si sta un po' chiudendo, se devo essere onesta, o meglio. Eh, mi è capitato ultimissimamente di scrivere un, un, un testo che inizia con, credo, 4 o 5 endecasillabi e non non c'è modo di, di, di saltare un po' gli accenti interni, il ritmo interno. E, e di questo non faccio per forza un dramma, cioè non mi impongo il verso frase o in generale un componimento in versi liberi, eccetera. E non ne faccio un dramma, mi piace che arrivi l'ibridazione, però appunto non, non voglio neanche forzare la mano. E paradossalmente appunto mi è, mi è capitato ultimamente mh, questo. Poi c'è da dire che il verso eh, tradizionale può essere anche, ne, almeno nella mia... Nella mia Mm, così scrittura per come la sento e può essere anche quel, quel gioco un po' con il limite con, con la soglia se vuoi no? e, che è un po' un tema credo sotteso anche de della casa e fuori, del libro in sé e giocare con il, la, la matrice data il metro e scavalcarlo o starci dentro è anche credo un gioco che fino adesso ho, cui ho partecipato in modo abbastanza così sfrenato ho capito e, andando avanti, eh, rileggevo appunto negli ultimi giorni da casa è fuori e mi è piaciuto trovare ad un certo punto eh, nell'ultimo verso di una poesia e cito Questa che parla sono io e diciamo nel leggerlo mi sono dovuta un attimo soffermare e con questo tuo verso così a mente vorrei leggere una parte, soltanto una parte, una sezione di una poesia di Antonella Nedda e che si intitola Nuvole, io, dalla sua ultima raccolta di storie. E leggo solo l'inizio. Il documento viene salvato, lo schermo torna grigio, lo stesso grigio topo del cielo. Adesso mi alzerò per sparecchiare. Vorrei disfarmi dell'io, è la moda che prescrive la critica. Ma la povertà è tale che possiedo solo un pronome. Al massimo lo declino al plurale. Dico noi e mi sento falsamente magnanima. Tutto questo chiaramente non è sinonimo di un tentativo di annichilimento dell'io e a questo riguardo mi viene in mente l'inizio di una delle tue poesie in prosa intitolata Come si danno gli spaventi e leggo. Nel 2018 ho rubato un paio di orecchini a una fiera perché credevo che essere grande significasse fare le cose senza essere visti. Non essere visti non vuol dire a mio avviso poi non esistere, cancellare questo io, ma celarlo, nasconderlo, e metterlo un attimo da parte. E Carlo Bordini, che hai eh, già nominato chiaramente e che so che è per te è un poeta importante, vicino, e di cui poi hai anche curato Difesa Berlinese nel 2018, che è la raccolta delle sue opere in prosa e scritti inediti, ha detto: e cerco di parafrasare qualcosa che in realtà. Già parafrasavi tu quando stavamo parlando qualche tempo fa, che l'unico modo per immettersi una pluralità in modo sincero oggi è parlare della propria monade. E quando avevi detto questo riferendoti a Bordini, mi aveva, mi aveva molto colpito ecco, pensando a quanto si parla di questo io, del che va via Lio, eccetera, eccetera. E quindi l'io è sicuramente al centro della tua poesia, a me arriva, arriva chiaramente in modo potente, ma è un io il cui sguardo scrutante, attento, eh, ci mostra tutto un mondo nella sua alterità. E volevo chiederti in che modo, secondo te, una pluralità di voci può essere filtrata all'interno dell'io poetico e di questa monade ecco, di cui parlavi. Mm, sì, allora il, il tema chiaramente sarebbe mm, vastissimo. Io credo che ehm, diciamo, vergognarsi in qualche modo, provare delle, eh, delle, delle remore di fronte a questo pronome un po' ingombrante possa essere eh, normale, però credo anche che, mh, che sia la nostra esperienza di uomini e donne e credo che sia ehm, un elemento come un altro da cui, da cui partire. Eh, nel mio caso specifico, appunto. Eh, hai ragione nel dire che c'è l'io, c'è un io e, non, e um, i tentativi di, di schermarlo, di lottare contro l'io ehm, sono attivi, eh, tante volte viene allontanato proprio attraverso il ricorso pronominale. In generale c'è un, un fastidio de, de, del corpo, di un corpo nello spazio che si aggira ed è ingombrante, lo occupa lo spazio. Certo. E, quello, se vuoi, potrebbe essere anche una reazione a se stessi, come dire. Eh, però, mh, però comunque credo che anche questo fastidio vada restituito ehm, e vada assunto in qualche modo all'interno del pronome che si, si sceglie di usare. Per quanto riguarda la pluralità, ehm, è proprio la poesia che citi in realtà, eh, questa che parla sono io, questa che parla, ehm, proprio lì in realtà un altro tentativo di ehm, rovesciare e di stare dalla parte delle cose osservate e non di chi osserva, eh, c'è proprio nei versi, ehm, forse poco, poco prima di, di, di quello che hai letto tu, ehm, perché a un certo punto in quel testo lì, ehm, se non sbaglio, c'è una narrazione, cioè il soggetto si scontra con un turista che perde gli occhiali, tra l'altro, quindi c'è anche l'elemento proprio della prospettiva, e quando raccoglie la lente scheggiata e se la mette davanti all'occhio, eh, per un momento il punto di vista è, è, anche, è del turista, cioè è il turista che osserva eh, il soggetto in sostanza, c'è proprio un rovesciamento dei ruoli, e, eh, si sa improvvisamente il passato di questo turista, si sa che ha avuto due cani e sono morti entrambi, e, eh, si, vengono, insomma, si, si inseriscono informazioni che evidentemente è chiaro che si, si tratti di una finzione. Eh, in quel caso lì la battuta finale sta nel ripristinare, nel, nel distanziarsi da, dal teatro, cioè dalla, dalla scena e dire eh, riproviamo, cioè facciamo una prova a microfono, chi sta parlando adesso eh, sono io. E, coincidente o meno insomma col mio nome, eh, è il soggetto eh, di quel testo sicuramente. E mi vengono tante domande, Proprio <ride> non so in che ordine andare, provo ad andare, poi se ma ritorniamo... Andiamo avanti e indietro. Eh, parlando appunto è nominato storia, abbiamo parlato dell'io, di una pluralità. Eh, se penso appunto a un io parlo di, di una storia che possiamo chiamare individuale, una microstoria. E poi se penso invece a un qualcosa di più plurale, a un noi, allora invece si relaziona, si parla di qualcosa che è condivisibile e c'è una storia con la S maiuscola eh, con cui ci poi ci confrontiamo. Ecco, volevo chiederti, all'interno della tua poesia, questa micro-storia individuale dell'Io che comunque appunto rimane, è centrale, per quanto poi possiamo, poi torno alla parte della finzione, o non finzione, di, questo, di questa presenza del dell'Io nella poesia lirica, e questa invece storia collettiva, sociale, eh, di un oggi, eh, come si relazionano queste, questi due elementi nella tua poesia, appunto biografia, storia, microstoria, macrostoria? Funzionale se vuoi, c'è sicuramente la storia del, del privato, della la, la microscopia diciamo. Ehm, e, però credo che anche all'interno della microscopia, cioè all'interno appunto della, eh, del segmento vitale che, che un soggetto è portato poi a, a, a esperire, ehm, si ripeta in qualche modo ehm, l'universale, cioè la storia, eh, o meglio. Ehm, la storia in sé che, che io vivo in realtà dura la mia vita, cioè non, eh, non, non, non arrivo a contemplare veramente, eh, veramente la, la, la visuale aerea, diciamo così. Ehm, non è un tema eh, effettivo quello cronachistico, se vuoi, cioè non mm. c'è assolutamente la cronaca all'interno della mia poesia, credo però che mh, sia inevitabile anche parlando di uh, spazio, parlando di tempo, eh, non ragionare anche in, te in termini diciamo così um, cronologici. Eh, e su questo, insomma, non, chiaramente non mi riferisco allo spazio, alle esperienze dello spazio che abbiamo avuto nell'ultimo anno, perché il libro è uscito prima. Eh, però credo che anche una determinata postura, per esempio, eh, usare l'IO nel 2021, ha delle ragioni storiche eh, alle sue spalle. E il fatto che la storia non sia un, un tema effettivo, cioè che non si tratti non so, di eh, poesia civile o che non ci siano delle nominate in, effettivamente no, delle, delle, dei dati, delle notizie di cronaca, ehm, Immagino ecco, che non sia poi ehm, una, una, un elemento che escluda eh, la dimensione storica all'interno della poesia. Posso dire che nella mia c'è poco, eh, posso dire però che immagino eh, emerga, emerga altrove, emerga anche all'interno eh, di un'esperienza un individuale. D'altra parte eh, un soggetto si muove in una determinata altezza storica, insomma, ehm, immagino che accada così. Facciamo esperienza delle cose con distrazione, così apre il primo verso della tua poesia, questa che parla appunto che abbiamo anche già citato. Leggendo questo verso mi è venuto in mente eh, Stefano Dal Bianco, la cui poesia sento ritornare a tratti eh, nella tua. Dal Bianco in Distratti dal Silenzio del 2019 scrive, e cito, Uno non è distratto perché ha la testa per aria, è vero il contrario. La distrazione implica un disseminarsi del sé negli oggetti, meno concentrati sul sé come mondo e più concentrati sul mondo come sé. E Ci sarebbero tante citazioni ad effetto da usare dalla, di Dal Bianco, questa è una e forse non è nemmeno la migliore, però volevo aprire un attimo, ecco, appoggiandomi a Dal Bianco, questo elemento della, della, della distrazione. Questa distrazione mi sembra che permetta, eh, pensando anche alla tua poesia, un campo visivo e percettivo diverso e che pone un'attenzione altra verso lo spazio, spazio che appunto è centrale eh, in tutta la tua raccolta, che sta attorno all'io. E volevo chiederti qual è il valore nella, nella tua poetica di uno sguardo, tra virgolette, distratto, appunto in questo senso che, eh, di cui, con cui stiamo parlando. Cos'è per te la distrazione e che ruolo ha nella, nella tua poesia, forse qualcosa che condividi almeno in parte eh, con la visione che, che ne ha dal bianco o è più vicina a una, mi viene da fare altri esempi, di propria di Zanzotto, la doppia vista di Leopardi, che poi dal bianco, dal bianco eh, stesso spesso nomina. Volevo chiederti cosa ne pensi e provocandoti chiaramente eh, se c'è qualcosa di femminile, eh, per usare questa forma nell'aggettivo, in questo sguardo distratto nella tua poesia? Um, sì, eh, intanto hai, hai nominato mh, uno degli autori che, mh, che immagino si senta di più all'interno anche di questo libro, per, mh, per diversi motivi, e in particolare però per la questione della distrazione, il, mh, diciamo, il discorso per il testo che, mh, che di cui citavi l'incipit era è leggermente diverso, cioè in quel caso lì ehm, per distrazione magari non, eh, non intendo la, la, la dispersione però mh, come dire positiva eh, di, di dal Bianco, e, eh, lì si trattava proprio di una dispersione in negativo, cioè di una mh, davvero un, un disseminare le energie, ma eh, perdendole e non facendole fruttificare altrove. E, e in particolare si parlava di eh, esperienze compiute quasi mh, bulimicamente, cioè una eh, dietro l'altra senza davvero prestare eh, attenzione e dignità quindi anche a, a ognuna. E in particolare appunto non accorgersi neanche di un'ape che ti arriva in mano eh, stringendo il pugno come accade in, quella, in, quella, in quel testo. E, mh, in generale però posso dire che eh, sì, cioè l'attenzione rivolta al circostante effettivamente c'è. Uno dei titoli eh, vagliati addirittura per il libro eh, credo in principio fosse proprio le cose intorno, qualcosa del genere. Eh, poi è diventato separare lo spazio e poi è diventato la casa è fuori, quindi c'è stato questo, così, questo trascinarsi. Eh, ma, ma di fatto questo esiste, se vuoi anche... Uh, un, um, come dire, un carattere animistico della materia circostante delle cose intorno davvero un po' magrelliano anche che è un altro autore um, che, che, mi ha sempre, insomma, molto, che ho sempre molto apprezzato e um, che a modo mio ho provato a studiare e, e questo forse anche in qualche testo più evidente. Eh, penso ad esempio, eh, non lo so, al maglione appallottolato a terra, che poi si insomma si scopre essere un gatto, eh, o le cose intorno appunto che sono di vetro e sono gentili eh, con il soggetto. Eh, sì, un'attenzione assolutamente eh, per l'animazione del circostante esiste. Eh. Ti fa piacere che sì, di che si veda. Ah, sì, no, si nota eh, inevitabilmente in modo molto forte eh, fin, fin dall'inizio, insomma, mi sembra impossibile non notarlo, ma parlando delle cose attorno e dello spazio, eh, diciamo, a me ha anche colpito eh, parlando di questo, una sensazione di questo io poetico che è costretto anche un po' in parte in questo spazio, appunto. Non è libero per, per esserlo, dovrebbe esistere fuori, come se ci fosse questa necessità di essere fuori dallo spazio per poter essere effettivamente in, un, eh, in una situazione di costrizione. E però, questo essere completamente fuori, almeno dagli spazi che incontriamo in questa raccolta, sembra anche essere molto, molto difficile, se non impossibile. E, e questo in realtà arriva anche un po' dalla citazione che troviamo all'inizio di, di Tolstoi, eh, da Guarda in pace in particolare, che apre la tua raccolta. La leggo brevemente eh, che dice per, per raffigurarci un uomo libero dovremmo raffigurarcelo al di fuori dello spazio, il che è evidentemente impossibile. Oltre all'impossibilità di fuoriuscire da questo spazio, come si rapporta, volevo chiederti, la tua poesia alla questione anche del tempo, appunto, che comunque sono eh, indivisibili, parlare di spazio vuol dire anche parlare di tempo e ehm, volevo chiederti cosa, cosa ne pensavi e sempre per, per recitare di nuovo dal bianco mi vengono in mente uh, altre sue due parole eh, pensando alla tua raccolta cito ma tutto questo movimento di rami visto sempre dall'interno fa pensare ad un cuore pulsante il cuore della nostra casa posto fuori e questo è ancora dalla eh, questo è da, ritorna a Planaval in un testo che si chiama di nuovo la distrazione lo spazio diciamo dentro al suo interno soprattutto direi mi vengono subito in mente altre tue poesie in cui ne cito soltanto una dentro le finestre leggiamo e cito vivo in una casa che un tempo era un convento e questo è evidente perché l'interno consiste di un lu lungo corridoio con camere sulla destra due bagni in fondo e un silenzio rimasto per anni nelle pareti in modo simile eh, la poesia che si intitola Nodo e un'altra che si titola Punto, leggiamo e cito: Mi sconvolge la geometria con cui mi infilo tra la sedia e il tavolo, tra il materasso e il lenzuolo, tra una persona e una persona in fila alla cassa, la prepotenza con cui occupa lo spazio nel mondo il mio corpo. Qui, tra l'altro, già eh, dicevi questo corpo che è ingombrante, in qualche modo già ce ne parlavi. E il punto invece, leggiamo: Non è dall'inizio del testo, leggo una parte, un frammento. Quando non respiro è perché sento questa rabbia così grande che dentro ci ho fatto come una casa. Quindi, spazio, ma soprattutto anche cosa avviene dentro questo spazio tra una cosa e l'altra. Cioè, questa come se ci fosse una fessura dentro tra le cose, in cui è lì che succede qualcosa, è lì che sta forse l'io. E volevo chiederti se, se ci sono altri spazi ecco, che mi sono persa nella tua poesia, e se, se questo risuona nella tua visione di cosa può fare la poesia. Eh, sì, hai toccato proprio un, um, un nodo focale, credo. Um, Senz'altro si tratta un po' di quella, um, come dire, di quella, di quella um, lotta interna, chiamiamola così, eh, con il, il senso della, della soglia, eh, che è poi anche quello che accade formalmente no? quando parlavamo del verso eh, tradizionale o dello scavallamento, eccetera. E, mh, per quanto riguarda ehm, lo spazio, in, eh, considerato eh, in questo senso, cioè ciò che limita effettivamente lo spazio, ehm, io credo eh, questo, e questo vale anche appunto per un discorso più, di carattere più formale, ehm, o anche di possibilità narrativa. Ehm, che abbiamo, già, che abbiamo già toccato prima forse. E credo intanto questo che, che, il, che lo spazio eh, limitato e limitante eh, possa anche essere una, una risorsa, cioè possa in qualche modo anche essere eh, una, come dire, un sollievo in qualche caso, cioè il farmaco, no? il, il veleno e la cura. E quindi il limite in qualche modo viene, eh, viene come dire, esecrato, ma, esorcizzato, ma anche un po' ricercato. Se, se credi. E, mh, è giustissimo quello che, eh, che, che dici a proposito della, eh, degli interstizi eh, tra le cose. E, mh, nel libro ce ne sono veramente ovunque è più o meno è sempre tutto dilaniato o bipartito o è tutta l'ultima sezione. Credo non vorrei sbagliare perché, ripeto, sto un po' dimenticando, rimuovendo direi: credo che il libro termini con un gatto che taglia in due un campo, eh, visto dall'alto o qualcosa del genere. No? E quindi eh, è, davvero, è davvero plasticamente un po', un po rifatto ovunque. E mh, credo che si tratti eh, davvero un po' di, di, di quello, un tentativo di armonizzare eh, delle, delle spinte eh, più o meno centrifughe o centripete. E credo che questo eh, mh, alle volte appunto porti anche alla situazione mediana, in generale, la, la frattura all'interno del, del limite, diciamo così, è, è qualcosa che al momento mi. Mi attira molto e emerge involontariamente, direi, sono dei piccoli lapsus all'interno all dei testi. E per quanto riguarda la dimensione tempo, se sto dimenticando qualche punto, puoi eh, ripresentarmeli tranquillamente. Per quanto riguarda la dimensione tempo, e per diciamo, sintetizzare appunto plasticamente un po' quello che ho detto ora, ehm, Pensavo anche a, di unire queste cose a un altro tema che mi è caro, che è quello della ripetizione. Pensavo, mi viene un po' in soccorso l'immagine di eh, questo eh, oggetto filologico che poi è il, il palinsesto, cioè la ripetizione di uno stesso gesto di scrittura in quel caso, eh, su un dato spazio. E nel tempo, stratificandolo nel tempo, cioè c'è una prima scrittura che viene eh, erasa, se ne aggiunge un'altra, ma questo avviene appunto in, in, nel tempo, negli anni ehm, e, e il risultato però è un oggetto eh, di plastica, eh, proprio per citare tutti i, i partecipanti del libro, anche gli oggetti, è un, um, un oggetto appunto che um, occupa sicuramente uno spazio ehm, ed è il risultato del tempo, cioè è il risultato di un'intenzione appunto eh, stratificata e portata avanti, portata avanti nel, negli anni. Mi è capitato, sempre questo per, appunto, per attraversare un po' dalla, dalla poesia ad altro, eh, mi è capitato di, durante la fase 1 di... di, di comporre questa tela bruttissima eh, ma ehm, facevo ehm, ripassavo uno sull'altro eh, dei quadrati eh, tutto in monocromia e, e, ed è durato settimane il risultato è molto bruttino ma campeggia comunque sul muro di camera mia perché mi ricorda è un oggetto ehm, che è stato con me all'interno di uno spazio per del tempo appunto e ripetuto eh, nelle settimane. E metteva, mette un po' insieme delle, delle, delle ossessioni, diciamo. Se vuoi, e, e spero che questo avvenga anche all'interno dei testi. Ma e parlando all'interno dei testi di ripetizione, che anche qui trovi anche a me affascina molto quando parliamo di poesia, e non solo abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, diverse volte, inevitabilmente di ripetizione con, uh, con altre poete e che inevitabilmente ritorna come elemento, quello che poi ritorna è sempre che appunto c'è una ripetizione di qualcosa ma che ritorna nel suo ritornare, c'è una piccola differenza che comunque poi appunto eh, si può parlare dell'oggetto, si può parlare di, di memoria, dipende insomma ecco da, da cosa si sta parlando. Però chiaramente parliamo di ripetizioni, possiamo parlarle anche a livello di, di metrica, all'interno di, di un verso, non soltanto di, di oggetti che possono poi ritornare in modo diverso il loro significato. Per me qualcosa che dà un senso di ritorno, eh, se penso alla poesia, è sicuramente eh, sia il ritmo che, la, che, un, gioco di, che un lavoro sulle, sulle rime. E volevo chiederti se per te questi due elementi hanno un legame con uh, qualcosa che ti interessa all'interno della ripetizione. E dico appunto rime e, e ritmo, ma pensando comunque anche a una differenza che inevitabilmente viene portata con sé nel momento di una... Ripetizione di un ritorno che viene ricercato da parte dell'io o del verso stesso, se parliamo proprio solo di scrittura del verso. Quando prima ti parlavo di quei eh, quattro endecasillabi usciti dal nulla in questo testo, poi tutto apertissimo, ehm, mi era in realtà preso un po', un, un po così lo sconforto, ne, ne ho parlato anche con Giulia Martini, devo dire. Ehm, e, perché questi primi 4-5 versi, ora non ricordo il numero preciso, ehm, erano, erano dei versi su una tappezzeria, su una carta da parati, con dei fiori tutti uguali. E, e, e mi ero appunto così, ehm, avevo provato a, a confortarmi dicendomi che, che il l'endecasillabo in serie mi era partito probabilmente per... Uh, il modulo insomma, del, del fiore ripetuto, poi ce la raccontiamo come vogliamo sì, a sì, questo sì. punto, però ehm, eh, è, è ca capita, sicuramente capita, è capitato che mh, avvenisse qualcosa del genere senza magari starci a pensare davvero alla ripetizione, perché poi il punto è questo, che, eh, che, che l'ossessione vera della ripetizione eh, magari ce l'hai e non sai nemmeno di, appunto, di, di avercela, ora io la, la dichiaro e quindi magari non è neanche la mia, però... Ehm, sento assolutamente che, che ci sia del vero in quello che dicevi tu all'inizio cioè che ehm, ripetere tante volte una parola può si sì, svuotarla di senso può anche però aggiungergliene uno più, eh, più potente forse più incisivo ehm, non so se ho dimenticato qualche tua suggestione o se, se... no però mi ha colpito quando dicevi appunto parlando di questi indecasilevi che sono arrivati ehm, indecasilevi eh, chiuso come spazio, e poi però invece il testo è detto è tutto aperto dopo. No? E siccome, appunto, qui è anche nella sua raccolta: è tutto. Non voglio fare ora un banale, patetico collegamento, non cerco di ridurre la complessità della, della raccolta. però mi, mi, mi perché mi ha molto colpito dentro a questa raccolta: appunto, lo spazio interno, lo spazio fuori e poi tutti gli spazi stratificati che si creano, che sia da una parte all'altra del binario, che sia appunto, come hai detto tu, nel campo il gatto che. Uh, separa lo spazio in due della, del camp e così via. E uh, ero curiosa di sapere se, se per te uh, c'è una relazione tra uh, metica spazi chiusi spazi aperti e questo senso. Se è qualcosa che hai mai ecco, pensato. E nello spazio chiuso, eh, appunto, è solo chiuso? Perché tante volte, quanto quante volte si legge che poeti che dicono all'interno di una costrizione formale, in realtà io trovo una grandissima libertà di apertura certo. proprio perché c'è quella costrizione. E quindi invece mi sembra che da quello che dici tu è che non necessariamente. appunto sono arrivati in questi indicatori, però poi in realtà il testo è molto aperto dopo, viene, viene trovata una tua postura più in uno spazio aperto a livello metrico? Ecco. Ehm, io credo che davvero quel, in quel caso lì, ma forse in generale si sia trattato proprio di una reazione di fastidio eh, da parte mia alla chiusura, in quel momento non desiderata, eh, probabilmente. Ehm, diciamo, non, non, eh, non mi capita di sentire eh, effettivamente la struttura data, tradizionale, come il, il campo in cui esprimere una libertà eh, personalmente almeno capisco perfettamente il discorso di chi invece ehm, assume non lo so la forma sonetto come l'occasione testamentaria per dire cose che non direbbe mai eh, per pudore o per altri motivi in, in, versi, in, in altri versi diciamo e, personalmente non so se questo se questo meccanismo davvero si, appunto, si, si attivi o no mm. Anche all'interno di, eh, non lo so, per esempio, de, adesso per, mi viene in mente il testo che hai citato tu prima. Dentro le finestre, ehm, ed è effettivamente scritto in prosa, ehm, ma lì ci sono sia aperture che chiusure, intendo spaziali. Addirittura dall'interno di una casa si guarda fuori, ma si va a finire a guardare all'interno della casa di fronte, di rimpiettaio, eh, quindi effettivamente. Mh, Ora per puntellarmi un pochettino, così sì, per sì, citare certo. un testo nello specifico, ma mh, non saprei dirti, dovrei fare uno studio che non no, farò no, mai. No, no, ma era se per allora. caso appunto risuonava in qualche modo, ma ero curiosa di Non, non già. esplicito, sì, diciamo, sì, sicuramente sì. Non, non dichiarato, eh, non, non ne farei alcuna dichiarazione no, 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 adesso. Certo, di... certo. Leggendo la raccolta mi ha colpito anche che abbiamo di fronte un io con. Per uh, citare delle parole di un verso, dalla poesia cura delle piante, eh, un'idea precisa di che cos'è il bene. Ecco, eh, il, il verso dice: Questa è un'idea precisa che ho del bene. Oppure, per citare un'altra delle sue poesie, si, si intitola La piega, e cito: Dietro ogni azione che compie, riconosce il segno dell'educazione acquisita, il senso binario del bene e del male, la matrice in cui ha riposato per molti anni. Volevo chiederti che ruolo ha questa idea uh, di bene, eh, parola che ritorna poi spesso nella raccolta, e che forse è anche un'idea di qualche sorta di, possiamo parlare di etica, di un senso di etica che ha questo io poetico della tua prima raccolta. C'è un ruolo che, che acquisisce questo, o anche il, lo stesso fatto di, di esserci un forte binarismo tra, appunto, bene da una parte e male dall'altro, e in modo simile poi si vede tante cose all'interno della tua raccolta, anche lo stesso spazio, eh? c'è uno spazio interno, c'è uno spazio esterno, però poi c'è questa fessura in mezzo. E riguardo a questo bene o male, eh, volevo chiederti se all'interno della tua poetica c'è uno spazio interno, se è importante mantenere il binarismo, se questo è importante all'interno della tua poesia. Dunque, ehm, sicuramente non, non è una, diciamo così, un elemento di, di etica che, che rivendicherei, eh, ma questo anche perché immagino, eh, immagino che, appunto, eh, credo ecco, che in generale poi, mh, ci si debba, in questi casi, eh, senza voler parlare eh, di, di questo libro come di un prodotto d'arte. Ma in generale, immagino che, appunto, nell'arte nell almeno quello che adesso eh, leggerei volentieri eh, si trova fuori eh, da un confine, ecco, ehm, per parlare sempre di spazi, eh, più dichiaratamente etico, forse. Eh, ma insomma, non, non, non dico niente di nuovo. Eh, per quanto riguarda la, la presenza proprio della, della parola bene e in generale, anche non so, parafrasata in altri mm -hmm. luoghi, eh, hai ragione, torna spesso, ma ne eh, rifarei davvero una questione: una questione eh, anche lì, del, eh, un po' del limite. Cioè, eh, io, eh, per dirla con giudici, eh, ho ricevuto effettivamente una Un'educazione cattolica anche abbastanza ehm, opprimente eh, dalla quale poi in, in tanti modi... Eh, si, si cerca di, <ride> di evadere. Eh, di nuovo mi tornano un po' appunto no, questi termini, se voglio, possiamo vedere anche in termini di chiusura e apertura, anche mm -hmm. spaziale, come dicevi tu giustamente. E, mh, credo che faccia che ruoti tutto sempre attorno a, al, al macro tema e appunto sono delle ripetizioni, un po' delle, delle variazioni eh, di, questo, di questo tema qui. Volevo chiederti... Secondo te possiamo parlare di qualcosa che può essere definito come femminile all'interno di scrittura e non parlarne, scagliarsi subito contro che no, questo è qualcosa che abbassa in qualche modo quello che sto cercando di fare come poesia, non importa se sono donna o uomo, cosa c'entra. Se ci sono dei pericoli in questo dire no, assolutamente non possiamo parlare di scrittura femminile, cosa succede se, se lo facciamo? Quali sono i pericoli secondo te? dunque eh, chiaramente è chiaramente una questione molto interessante ma anche molto molto complessa ehm, io penso questo che no eh, non dunque non vedrei tanto la, il problema nell'etichetta eh, nell eh, mortificante in qualche modo depauperante diciamo credo che più com che come mh, diciamo categoria estetica sicuramente abbia una un, un senso storico, questo sì, cioè storicamente ehm, si sono, probabilmente ehm, esiste un topos, diciamo così, della scrittura femminile che storicizzato ehm, acquisisce quantomeno una rilevanza di carattere, ehm, non so, anche antropologico se vogliamo. Ehm, eh, Bart, eh, quando, scrive, quando nel, nel, nei, discorsi, nei frammenti di un discorso amoroso parla dell'attesa, dice che tutti quelli che, che scrivono e che parlano di attesa assumono una postura femminile. Ora non sta dicendo una stupidaggine, eh, è effettivamente appunto un retaggio, una, una reliquia storica. Se la prendiamo come un topos, ehm, appunto, che ha una, una tradizione, un archetipo, se vuoi, eh, ha senso, però possiamo anche appunto, chiamarlo in questo modo dimenticandoci che, che, che si tratti appunto di, eh, di, di femminilità, di, femminil di, di donna insomma e eh, lo vedrei appunto come un'etichetta eh, un, un per chiamare qualcosa che storicamente eh, è stato registrato in quel modo Dentro le finestre Vivo in una casa che un tempo era un convento e questo è evidente perché l'interno consiste di un lungo corridoio con camere sulla destra, due bagni in fondo e un silenzio rimasto per anni nelle pareti come un progetto. A qualsiasi ora io mi affacci dalla finestra della mia camera posso guardare la carcassa di un piccione rimasta incastrata tra il muro del palazzo e il tubo della grondaia. Qualche metro in basso. È una figura un poco elementare. La cerco quando mi affaccio dalla finestra, perché mi piace la sua compostezza e quando piove ci piove sopra si bagna. Dalla finestra di camera mia ho anche spiato una giapponese farsi la doccia. Ha vissuto per qualche settimana nell'appartamento di Rimpetto. Lo so perché l'ho vista camminare dentro le finestre. Si è spogliata, si è messa davanti allo specchio, si è guardata per qualche secondo, si è chiusa nella cabina di plastica. Nodo: È senza premura che avvio il getto della doccia, passo il pettine tra i capelli e dove c'è il nodo, tiro giù forte, stringo i sandali alle caviglie fino all'ultimo buco, perché non c'è una cura. Alla pelle che preme contro la plastica, riceve l'acqua e le cose e ci si impiglia. Mi sconvolge la geometria con cui mi infilo tra la sedia e il tavolo, tra il materasso e il lenzuolo, tra una persona e una persona in fila alla cassa, la prepotenza con cui occupa lo spazio nel mondo il mio corpo. La piega. Dietro ogni azione che compie riconosce il segno dell'educazione acquisita, il senso binario del bene e del male. La matrice in cui ha riposato per molti anni. Nessuno le indica più la piega da dare ai vestiti, però quando prova con le mani a riparare la serranda, qualcosa si mette alle spalle, valuta il danno, vuole intervenire. Ho otto anni e non riesco a piegare i vestiti la tua voce da millenni che dice non così, così. Questa che parla. Facciamo esperienza delle cose con distrazione. Quando mi appunto l'ape sul pollice e ho creduto che quel dolore me lo avesse messo nella mano il vento e mio cugino ride molto forte e dopo cade dagli scogli. Quando vedo un'ape, non ricordo nessun male. Sento questa risata, vedo quella caduta, gli scogli e una bottiglietta di plastica accartocciata. Il tappo è arancione. Mentre cammino, urto un turista e lui perde gli occhiali. Gli dico mi dispiace, mi risponde con alcune parole che non conosco. Una lente si è spaccata e lui prende un pezzo e me lo mostra tra pollice e indice. Guardo il suo occhio più grande dietro il vetro, gli appare nitida la faccia di una sconosciuta che gli sorride un po' imbarazzata. Fa per andare e lei gli dice mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace e altre parole che lui non conosce. È lontano già tre metri, i suoi piedi sono molto grandi, non c'è niente di più importante che il suo peso sulla strada. Da bambino ha avuto due cani e poi sono morti tutti e due. Questa che parla sono io.